Dal Vangelo secondo Matteo. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Dimmi, fanciulla, qual è la tua condizione sociale? Sei libera o schiava? Schiava. Schiava di chi? Io sono schiava di Cristo. E come ti chiami? Cristiana, sebbene indegna. Ma io voglio sapere il tuo vero nome! Te l'ho detto già, sono cristiana, sebbene indegna. Che se tu vuoi sapere anche il mio nome proprio, ti dirò che la mia signora mi chiama Febronia. Mi sono testimoni gli dèi, o Febronia, che le tue parole mi hanno riempito di tanto sdegno, che non vorrei dirti neppure una parola. Non occorrerebbe altro per condannarti. Tuttavia, siccome la tua mansuetudine, la tua onestà e la tua rara bellezza hanno superato di gran lunga la mia indignazione, via, non ti interrogherò come rea, ma mi studierò di persuaderti come padre. Ascolta perciò, o figlia, e mi siano testimoni gli dèi che è vero quello che sto per dirti. Io e Antimo, mio fratello, avevamo stabilito che Lisimaco, mio nipote, prendesse a consorte una donna ricchissima, la figlia del senatore Prosforo. Ma se tu mi ascolti, sono disposto a rescindere oggi stesso gli sponsali. Si tratta di una cosa molto semplice. Vorrei che tu lo prendessi per marito. Egli siede alla mia destra ed è d'una bellezza non inferiore alla tua. Segui pertanto il mio consiglio ed io ti farò gloriosa sopra la terra. Non stare in apprensione per la tua povertà, perché sarai veramente ricca
e non avendo io né moglie né figli, tu sarai l'unica padrona di tutte le mie sostanze, poiché di esse farò donazione a Lisimaco. Io poi, rispetto a voi due, farò le veci di padre. Come vedi, tu sarai così gloriosa nel mondo che certamente tutte le donne che ti conosceranno sentiranno invidia della tua condizione privilegiata. Ti chiameranno felice. E vi ha di più, mia brava figliuola. Ho la grande compiacenza di renderti noto che l'invitto imperatore Diocleziano elargirà molti doni ai novelli sposi. E come me ne ha fatta esplicita promessa, innalzerà Lisimaco alla dignità di prefetto di Nicomedia. Ecco quello che volevo dirti. Tocca ora a te dare una risposta che sia gradita agli dèi e rallegri il mio cuore di padre. Rinunziare a Cristo e abbracciare il culto degli dèi dell'impero è l'unica condizione per entrare al possesso di tanti beni. Se per disgrazia sarai renitente alla mia offerta, ti giuro, per gli stessi dèi, che tu, nelle mie mani, non arriverai a vivere neppure 3 ore. Pensaci bene. E poi manifestami chiaramente il tuo parere su un punto di tanta importanza. Io mi sono votata a Cristo, Dio immortale, che mi dà per arra tutto il regno dei cieli. Avendo quindi uno sposo eterno, non posso né devo celebrare nozze di sorta con nessun mortale. Ebbene, o giudice, che tu lasci di affaticarti in vano. Né le lusinghe, né le minacce varranno a farmi accettare la tua proposta. Ed ora, che dici, Febronia? Intendi in quale ludibrio sei caduta per aver rifiutato i grandi beni che ti si offrivano? Non ti illudere, o giudice. Né la privazione degli indumenti, né il ferro, né il fuoco riputerò mia ignominia. E voglia il cielo ch'io sia fatta degna di patire per colui che patì per me. Donna impudente e meritevole d'ogni disprezzo, è la voglia di ostentare la tua bellezza che ti fa parlare così. Lo sa il mio Cristo, che fino ad oggi non ho mai visto nessun sembiante d'uomo. Ma ora, perché son caduta nelle tue mani, solo perché lo dici tu, io sarei una donna impudente. Ti sei dimenticato, forse, che nei giochi olimpici gli atleti lottano senza indumenti per maggior agilità. Dovendo io lottare col ferro e col fuoco, non ti sembra che sia più agevole affrontarli senza alcun impedimento? Or via, quando entrerò in lotta col diavolo tuo padre, disprezzatrice dei tuoi tormenti? Ebbene, poiché domandi con arroganza supplizi e tormenti, e persino hai l'ardire di sfidare il fuoco, sarai accontentata. Distendetela fra le 4 travi. Mettete il fuoco sotto del suo corpo. E 2 soldati le lacerino il dorso con le verghe.
che te ne sembra della tua prima comparsa in palestra? Dal primo saggio avrei capito che non cedo, malgrado le atrocità dei tormenti che disprezzo. Orbene, distendetela sui bracieri ardenti, raschiatele i fianchi coi pettini ed applicando il fuoco alle ferite, bruciatele anche le ossa. Vieni, o Signore, in mio aiuto. Non abbandonarmi in quest'ora. Febronia, saresti disposta almeno adesso a obbedire al giudice, a adorare gli dei dell'impero? Tema, a te, vecchio stolto, e disse grando che osi ancora ritardarmi l'incontro col mio sposo celeste. Affrettati piuttosto a liberare il mio spirito dalla creta del corpo, perché il mio diletto mi attende. Sì, sì. Distruggerò presto col ferro e col fuoco il tuo corpo, poiché sono convinto che la fiducia nei tuoi verti anni ti fa invereconda anche adesso. Ma non ne avrai nessun vantaggio. Questa tua ostinazione ti sarà causa di molti altri supplizi. Taglia le mammelle a cotesta impudente. Taglia subito, empio e nemico degli dèi. Signore e Dio.
essere la mia anima torni. Mozzale anche i piedi! Mi puniscano gli dèi se la lascio viva! Rimarrò qui fino a quando questa donna pertinace non sia spirata! Recidi la lingua e cava i denti a questa donnaccia, che in pieno tribunale non si degna di rispondermi. E recisa che sia, gettatela nel fuoco. Vive ancora codesta donnaccia? È ancora viva? Tagliatele la testa!